perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore. Basta che ognuno faccia il proprio dovere. Ben ritrovati al coraggio di ogni giorno, a queste pillole che quotidianamente vi accompagnano da qui fino al 19 luglio. Il coraggio di ogni giorno è anche un po' il coraggio di chi decide di, non per sua scelta, di portare avanti, come dire, la sua croce e lo fa col sorriso sempre sul viso. La storia che vogliamo raccontarvi oggi è la storia di Valentina Di Francesco, che abbiamo in collegamento. E in realtà, senza fare domande, vorrei dare, come dire, passare completamente il microfono a Valentina e lasciare che sia lei un po' a raccontarci questa storia. Salve a tutti, grazie Felice per l'invito. Per me è un onore raccontare la mia esperienza, che vorrei tanto fosse da esempio, da monito per tutte le persone che in questo periodo della loro vita stanno affrontando una situazione simile alla mia. Io non ho nessuna difficoltà a nascondere o a non parlare del mio problema, della mia malattia. Io ho un tumore al cervello per il quale un anno e mezzo fa sono stata operata a Milano. E certo, questa malattia mi ha cambiato radicalmente la vita, ma soprattutto ha modificato totalmente il mio modo di pensare, il mio modus vivendi, e secondo me mi ha anche resa in qualche modo una persona migliore in realtà. Quindi io per certi aspetti dico grazie alla mia malattia, perché mi ha dato una percezione della vita totalmente diversa, totalmente positiva rispetto a prima. Certo, quando scopri di avere una neoplasia, soprattutto al cervello, non la prendi bene. Posso immaginare qualsiasi persona che abbia ricevuto dal proprio medico una diagnosi di questo tipo, non l'ho presa assolutamente bene. Però impari che in qualche modo la vita ti dà dei colpi che devi essere bravo ad incassare. E la vita è sorprendente perché non ti dà solo brutte notizie, ma ti riempie di opportunità, di modi per crescerti, per migliorare. Ti dà la possibilità di viaggiare, di cambiare radicalmente la tua stessa vita. Quindi io sono grata alla mia esistenza, sono grata per tutto ciò che ho, per tutto ciò che mi dà, e attendo sempre con ansia il futuro, perché mi dico chissà cosa mi riserverà il futuro e cosa ha in mente per me il mio destino. Quindi vivo ogni giorno appieno e lo vivo come una continua e costante scoperta. Tra l'altro, Valentina, ti interrompo perché, vedendo anche i tuoi social, perché sei molto, molto attiva su Instagram o anche su Facebook, c'è un po' quella che è la data, simbolo, che forse segna, possiamo dire l'anno zero forse, per una nuova ripartenza, che è il 25 marzo del 2021. Tu l'hai ricordato sia l'anno scorso, ma soprattutto l'hai ricordato quest'anno. Hai anche detto, hai scritto, la vita è un dono prezioso, non date mai per scontato niente e nessuno, hai scritto sul social. E hai anche detto soprattutto, ogni battaglia si combatte meglio con coraggio, amore e un bel sorriso stampato in faccia. Avevamo visto prima anche una foto, perché poi in realtà, comunque, diciamolo, hai ripreso a viaggiare, hai ripreso in qualche modo tutte quelle che erano le abitudini che probabilmente avevi solo temporaneamente interrotto. Sì, assolutamente è vero. È vero, la mia vita è segnata da un prima e da un dopo, quel fatidico giorno dell'operazione, che io considero sempre il mio secondo compleanno, la mia rinascita fisica e morale.
Mi sono svegliata, ho aperto i miei occhi su un mondo diverso, dico sempre, anche su una Valentina diversa, una Valentina che non si porta più dietro quel carico di ansia, quel carico di negatività che la caratterizzava prima. Quindi è stato proprio un risveglio, una nuova alba, l'alba di una nuova vita, lo dico sempre, e la vita mi incuriosisce tantissimo, mi affascina, sono sempre incuriosita da tutto ciò che c'è nel mondo, che ci aspetta, che mi aspetta. E come hai detto tu, io sono molto fortunata. E come me, tantissimi pazienti oncologici sono fortunati nell'essere supportati da persone straordinarie. In questo caso io dico sempre di avere tre angeli, che sono i miei genitori e il mio fidanzato, che non mi lasciano mai un secondo sola, che mi accompagnano in un percorso che è vero, è personale, è mio, però si sono accollati anche loro questo peso, chiamiamolo così, e sono straordinari. Quindi io sono proprio devo ringraziare la vita ogni giorno per Hai tutto. soprattutto tanta curiosità della vita, ma anche in realtà delle culture un po' che arrivano da ogni parte del mondo e soprattutto d'Europa, perché in realtà noi l'abbiamo già fatto vedere nel sottopancia quando ti abbiamo presentato. Tu fai anche parte di ESN, che è Erasmus Student Network, che è questa realtà attiva in Europa, non solo, che rappresenta un po' tutta la comunità Erasmus di questi studenti che grazie ai programmi dell'Unione Europea viaggiano nelle università di tutta Europa. Stiamo vedendo anche il vostro sito, che è appunto foggia.sn.it, e in qualche modo siete attivi soprattutto anche a Foggia, con l'Università di Foggia, con tante, tante esperienze, tanti, tanti viaggi, tanti modi, tante offerte che fate soprattutto agli studenti che arrivano qui a Foggia, da ogni parte d'Europa, e che poi in qualche modo li aiutate a integrarsi nella comunità di Foggia, della provincia. Dici benissimo, hai riassunto benissimo tutto ciò che noi facciamo come volontari. Siamo responsabili per nostro volere dell'accoglienza degli studenti Erasmus e li accompagniamo durante il loro percorso qui all'Università di Foggia e nella nostra città, che può durare da 6 mesi ad un anno. E li accompagniamo in tutte le loro problematiche di vita quotidiana, più tecniche, quindi relative appunto all'approccio con l'università, e facciamo scoprire loro un po' la realtà di Foggia, quindi organizziamo viaggi, attività culturali, attività di carattere ludico, e insomma, io sono orgogliosa di far parte di questa associazione che è la mia seconda famiglia, che ti dà tantissimo, ti dà più di quanto noi volontari possiamo donare. Quindi è stata una scoperta 10 anni fa meravigliosa per me, e mi ha vista crescere, mi ha vista anche questa associazione maturare tanto. Quindi io devo tutto ad SM. Valentina, io ti ringrazio, diciamo, per questa testimonianza. È una testimonianza importante per noi, soprattutto per chi ci segue sui social, in TV. Magari personaggi, ecco, più abituati alle telecamere, spesso non hanno magari difficoltà, ecco, a parlarne. Faccio tanti nomi, ricordiamo per esempio anche artisti come Fedez, Giovanni Allevi, Emma Marrone, che sono, diciamo, persone, come dire, famose, ecco, chiamiamole così, che anche hanno i loro mali, le loro croci, e le hanno raccontate. La tua, credo, è una testimonianza ancora molto più importante, perché probabilmente arriva proprio dall'interno, arriva dal cuore, arriva forte. Quindi ti chiederei, per chiudere, qual è, diciamo, il messaggio, ecco, che vorresti lasciare soprattutto ai ragazzi che ci seguono. Il messaggio che io cerco sempre di lasciare, come hai detto tu anche sui social, scrivendo, raccontando la mia esperienza, è quella di vivere questa situazione, che è una situazione di passaggio, che quindi passerà, appunto, terminerà, finirà, con ottimismo e positività. E lo dice una ex pessimista cronica. Quindi, ragazzi, sorridete alla vita, sorridete alle nuove opportunità, sorridete a tutto ciò che avverrà, che succederà in futuro, perché
la vita è meravigliosa, no matter what, quindi ci sono i momenti negativi, ma ci sono tante nuove opportunità e tante bellissime esperienze solo dietro l'angolo, quindi dovete semplicemente aspettare ed essere pazienti in tutti i sensi e abbiate fiducia nella medicina e Nella anche ricerca. Grazie, la ricerca, certo, assolutamente. grazie Valentina per essere stata con noi e grazie per averci seguito. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, alla prossima pillola del coraggio di ogni giorno. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare.